Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi ti insegnerò il get up press con il kettlebell, un esercizio ottimo per andare a rinforzare i muscoli obliqui, quindi i muscoli del core obliqui e i muscoli di spinta, quindi spalle, tricipiti, ideali per migliorare le tue prestazioni. Ma prima di iniziare questo video tutorial, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciami un bel like e attiva la campanellina. Per te è completamente gratuito, non costa nulla, per me invece è molto importante. Ed ora ti insegnerò il get up press con il kettlebell. Puoi svolgere l'esercizio anche con un manubrio o con una bottiglia d'acqua, quindi anche con degli altri attrezzi. Io in questo caso te lo faccio vedere col kettlebell perché a livello di stabilità è migliore. Come si esegue? Ci posizioniamo a terra, in questo caso sono sul fianco destro. La mano destra va in appoggio sotto la spalla destra, gamba destra distesa, piede sinistro dietro al ginocchio destro con la gamba flessa. Andiamo a posizionare il braccio sinistro al fianco con il kettlebell in appoggio sulle mani e da questa posizione andremo a spingere forte con il braccio a terra col fianco e andremo ad estendere il braccio verso l'alto in questo modo, andando ad aprirci completamente, andandoci a posizionare, come vedi, sul fianco. Scendo di nuovo, quindi tenendo sempre il braccio disteso, mi fletto, porto di nuovo il braccio sinistro al petto, al fianco. Da qui spingo forte su, butto fuori l'aria con la gamba distesa e vado ad allungare il braccio in alto. Di nuovo scendo, appoggio bene al fianco, spingo e allungo. Importantissimo la discesa, mantenere il braccio disteso, nella salita buttare fuori l'aria, andarti ad aprire completamente, come vedi, cercando di spingere in alto fianco, anca, e andando a bloccare la spalla. Scendo e ritorno. È un esercizio che puoi modulare, far diventare utilizzare per la resistenza, la forza, la potenza in base alla tua forza, in base al carico che vai ad utilizzare. Quindi più aumenterai il carico del peso che utilizzi e più diventerà difficile l'esercizio. Ti darà grossi benefici di potenziamento, di miglioramento della coordinazione perché è un esercizio anche coordinativo, quindi scendo, spingo e allungo verso l'alto. Massima attenzione sempre a controllare la fase di discesa, ruotare come vedi la mano, appoggiare il braccio fianco e di nuovo spingere verso l'alto. Ti vado a far vedere l'esercizio a velocità normale, quindi scendo, spingo e salgo. Mi vado ad aprire completamente in modo da lavorare con tutta la catena cinetica obliqua. Spingo e ritorno. Esercizio veramente molto molto utile, molto bello e che ti darà grandi benefici e ti aiuterà a migliorare le tue prestazioni. Siamo arrivati in fondo a questo video tutorial. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciami un bel like e attiva la campanellina. Scrivimi qui sotto i tuoi feedback, i tuoi commenti. Se i miei tutorial, i miei metodi ti piacciono e vuoi iniziare un percorso di allenamento insieme, in modo che io diventi il tuo coach, qui in fondo trovi tutti i dettagli per contattarmi e nei miei video che ho già preparato per te per allenarci insieme. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e stai con me.